Allora, grande emozione qui dalla struttura sportiva al Boschetto. I ragazzi degli allievi hanno fatto una grandissima rimonda. Stavamo perdendo per un po' di gol, alla fine la squadra ha reagito, grazie anche all'incitazione che ha dato mister Caputo, e siamo riusciti a vincere 5-4. Gli avversari erano il Palazzo San Gervaso. Mister, raccontaci un attimino l'emozione di vedere quei ragazzi segnare e rimontare questa clamorosa partita. Una grande emozione, oggi è stata una grandissima emozione, veramente, per questo per merito tutti i ragazzi che ci hanno creduto,
Nessuno poteva pensare che sul 4-1 potevamo recuperare questa partita, pareggiarla e addirittura vincerla. Una grande soddisfazione da parte mia e da parte dei ragazzi e anche della società. Veramente un grande risultato, una grande vittoria, e questo lo merita i ragazzi che veramente oggi abbiamo tutto. Io penso oggi la migliore partita che abbiamo fatto a livello sul piano del gioco la migliore partita, una grande partita. Quindi una grande soddisfazione. E poi naturalmente sul piano della grinta, della determinazione che c'è stata sempre. Ottimo, ottimo. Mister, poi ho visto una cosa un pochettino strana qui da vedere a Vigenello. I tifosi che sono entrati in campo ad abbracciarti e a farti i complimenti. E perché anche questa è una vittoria anche loro, perché ci hanno incitato fino all'ultimo sul 4-3. Ci hanno dato un'incitazione, ci hanno spinto fino alla fine, i ragazzi hanno preso morale e questa vittoria va anche merito a loro. Quindi, come diciamo sempre qui a castrumbianelli.it, il Castrum un grande cuore, una grande personalità, e incominciamo a far capire agli avversari il campo è nostro. Sì, è nostro. Veramente oggi questa è la più bella emozione che io ho avuto in tutte le cose, ma questa è la più bella emozione, perché vedere alla fine della partita esultare, gioire con i ragazzi, tutti i tifosi, i genitori che hanno supportato questa squadra fino all'ultimo, veramente una grande soddisfazione, l'emozione più bella della mia vita. E abbiamo visto che c'è stato anche l'esordio di Diego Libonati, quindi un altro ragazzo che si unisce a questo mondo e al gruppo Castrum. Mister, oggi sarebbe veramente un'ingiustizia fare il nome di qualcuno. Io penso che va dato un grande applauso e un grande ringraziamento anche al mister, che è riuscito a mantenere la squadra unita anche sotto di 3-4 gol. Beh, io il merito dei ragazzi, perché loro vanno in campo, io faccio quello che posso dargli. Sul 4-3 ho detto vicino al nostro direttore generale della società Giovanni Fiore che questa partita la vinciamo sul 4-3 e l'abbiamo vinta. Veramente una grande soddisfazione, oggi questa è una vittoria una vittoria che dedico ai genitori, ai tutti i tifosi che seguono il Castrum e alla società che fa sacrifici, e questo lo ripeto ancora, sacrifici economici per portare avanti questa società. E devo dire, oggi voglio fare anche un altro ringraziamento, Antonio Bonelli, perché tutto il lavoro che sta facendo per dall'inizio del campionato, sia con la prima squadra che con i ragazzi, a fare video, interviste, foto, veramente un grande lavoro, e questo merito veramente dobbiamo fare un bravo su Antonio Bonelli, che è qui presente. Mister, guarda, l'ultima cosa e poi concludiamo. Per me filmare la vostra squadra è stato sempre un onore, perché io credo molto nel settore giovanile. Quello di filmare, a volte si filmano dei grandi flop, delle brutte partite. Oggi penso che io, in tanti anni che faccio questo, penso che ho filmato la più bella partita. Quindi, mister, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo, e divertitevi. So che questa sera andate a festeggiare insieme con i ragazzi. Stasera ho detto ai ragazzi, 15 giorni fa, ho detto in allenamento, noi cominciamo il girone di ritorno con l'Eden Bolicoro, la prima di ritorno, e con il Palazzo San Gervasio. Se vinciamo queste due partite andiamo a festeggiare. Quindi questa sera è il mio obbligo a portare i ragazzi a festeggiare. Naturalmente voglio fare ringraziamento a Gianluca Conte, che comunque scrive praticamente i giornalini, fa gli appunti, con il nostro capo redattore, quindi faccio complimento a lui. A tutti, questa vittoria la dedico a tutti, alla società, alla prima squadra, alla nostra società, a tutti. Ok mister, allora io la lascio andare, allora facciamo un bel applauso al mister. Bravo, mister! Grazie.